Il nome The Suite in realtà ha più significati, no? Può significare sia la suite di un albergo, sia una suite, una composizione musicale. Allora, dato che noi siamo in tre, acustici, quindi senza strumenti elettrici, eccetera, e dato che facciamo musica, insomma, abbastanza soft, no? Sia la suite intesa come camera, sia la composizione musicale un po' più tranquilla, non una cosa rock, ci piaceva e ci sembrava adatta, insomma, al gruppo. Ci siamo conosciuti perché abbiamo suonato insieme alla cantante con due gruppi differenti, cioè io suonavo con un altro gruppo, la cantante con un suo gruppo, e poi per caso stava registrando un suo pezzo, ha chiamato il chitarrista, che era un terzo gruppo ancora, ha chiamato a me come bassista, e quindi da lì poi abbiamo fatto questa registrazione e poi siamo andati avanti così, e stiamo continuando a suonare. Le influenze di questo gruppo in particolare vengono dal soul, dal rhythm and blues, diciamo parecchia musica nera, in realtà so quelle lì, le radici da cui traiamo ispirazione. I tre dischi preferiti di sempre, beh, il primo è dei Massive Attack, qual è il titolo? Come si chiama? Teardrop. Teardrop? No, il titolo non è Teardrop. Mezzanine. Mezzanine, non penso al disco preferito sempre, non mi ricordo nemmeno il nome, però insomma sì, è Mezzanine. E poi gli altri due sono tutti e due di Sade, che è l'altro mio grande amore, ecco. Sicuramente Sade, che insomma soprattutto amo, poi i Massive Attack e i Portishead. Sono Ok. quelli sì che più influenzano a livello personale, poi con la musica che suoniamo non c'entrano poco, diciamo. Primo concerto a quale ho assistito? Primo concerto credo che sono un po' vecchio, fossero i Litfiba, credo, sì. Tanti anni fa, quando ancora andavano nei centri sociali e non si pagava. Springsteen al Flaminio 1987, un capolavoro, 3 ore e mezza a suonare senza mai fermarsi, tutti quanti, una cosa strepitosa. Che ho suonato? Che ho suonato? Beh, a Roma, come si chiama? Al Mattatoio. Con un gruppo di tanti anni fa, è stata insomma una bella esperienza, c'era tanta gente davanti, parecchio emozionante. Il concerto che ho suonato in un locale a Frosinone, credo fosse, è una cosa tipo alla Blues Brothers, cioè noi facevamo una musica rock pop. E lì invece facevano tutti, cioè era un locale dove si suonava metal e quindi noi non c'entravamo assolutamente nulla. Era pienissimo di gente, dopo che abbiamo iniziato a suonare si è svuotato perché chiaramente non c'entrava nulla. Sempre lei, sempre lei. Su Facebook c'è la nostra pagina The Suite. E per ora sono lì perché non abbiamo fatto né un sito né Instagram né altri social, però insomma lì sopra avrete tutte le notizie necessarie a seguirci, c'è qualche video, qualche pezzo registrato e poi nei locali qui del territorio ogni tanto ci incrociamo.